YouTube, bentornati sul mio canale I migliori suggerimenti di Antonella. Oggi giro per voi questo video richiesta, nel senso che mi è arrivata una richiesta dal web dove mi chiedete di girare insomma questo video sulla nuova pochette di Michael Kors fatta in crespo. Quindi questa parte qua anteriore è crespo con una questa targhetta metallica, la parte posteriore è tutta di pelle. La borsa dentro è così, è una pochette quindi è molto piccola. Io l'ho presa chiara perché mi serviva per l'estate, per non prendere quella della Louis Vuitton, e per cambiare ho voluto prendere insomma questa qua. È fatta molto bene, l'interno ha una tasca così abbastanza fonda, con il rifinita tutta in pelle per poterci mettere il telefono piuttosto che dei documenti. E sull'altra parte qua, non so se si può vedere qua, ha tre tasche, praticamente sono gli spazi per poter mettere le carte di credito o i bancomat, e qua dentro il contante, quindi molto comoda. Vi faccio vedere cosa ci sta dentro in questa pochette. Ovviamente è una pochette con una cinghia molto corta che secondo me si può portare a spalla così, oppure a mano, oppure se avete un gancio tipo quello della Vuitton, questo si attacca qua e qui si attacca quell'altra di vacchetta e se la si può allungare, però ovviamente il colore è diverso perché questa è color cognac e quell'altra invece è un po' più chiara. Allora vediamo cosa ci sta dentro in questa borsa. Allora, innanzitutto vi faccio vedere le due nuove pochette che ho preso in aeroporto della Victoria's Secret per la borsa, perché anche qui pensavo di comprare quella della Vuitton, però invece ho deciso di prendere queste qui che sono altrettanto belle. Questa è tipo pitonata e qua dentro ho una serie di trucchettini, eccoli qua, la borsetta, la crema mani e delle cosine, insomma burro cacao, profumino e articoli per le labbra eccetera eccetera, il mio Too Faced, questo qua che devo far vedere a mia mamma che voleva vedere, e l'altra, questa qua piccolina rosa molto graziosa con scritto love, era la confezione da tre, la terza ce l'ho in camera, questa qui con scritto love, e qua dentro ci ho messo dunque la farmacia, sostanza, assorbenti, bustine di oclorina, fazzoletti, pastiglie, cerotti eccetera eccetera. Ha una forma estremamente comoda, è carina, è rosa cipria come l'interno della borsetta, e devo dire che insomma è molto bella. Allora vediamo il portafoglio, questo qui piccolino di Vuitton che è molto pratico, vedete, a fisarmonica, dove dentro ci sta notevolmente parecchia roba. Poi chiavi del garage, che sono queste, e ci stanno perché sono tanto, io entro quasi sempre a metterle nelle sue fessurine, quindi le vado a togliere dal portacarte di credito, che è questo e questo, e ne metto uno qui. Così non è necessario portare il portafoglio, volendo potete anche non metterlo portafoglio, mettete solo le carte di credito, i documenti, il telefono non ce l'ho perché viene fuori così, però in piedi, quindi queste sono le cose che ci stanno dentro. Qui dietro si può mettere il telefonino, questo se mettete dentro il portafoglio ovviamente. Vediamo se la borsa si chiude, ma credo proprio di sì, perfetta. Devo dire che ci sta dentro. Non volete portare il portafoglio? Allora ci sta ancora molta più roba. Togliete il portafoglio, le carte di credito abbiamo detto che sono lì dentro perché c'è la sua fessurina, che è lì. Possiamo mettere le chiavi della macchina, il pacchetto di fazzoletti, gli occhiali da sole con la custodia non credo, perché direi che la custodia è abbastanza grande, però magari ci stanno solo gli occhiali senza la custodia, vediamo. Poi una pochette, sì, perfetto, ci stanno anche gli occhiali senza la custodia, ok, perfettamente si chiude. Questa sarebbe la versione senza carte di credito, qui ci possono stare i contanti oppure qua dietro, il telefono nella tasca posteriore di qua, qua, vedete? Ok. Poi fazzoletti di carta, portachiavi, documenti, chiavi della macchina. Ecco, direi che è estremamente capiente, ovviamente non l'ho ancora usata, la userò,
perché la trovo un po' estiva essendo chiara, però magari non è detto, perché insomma questa stampa un po' crespata così, ah, molto bella. Guardate, adesso ho visto, adesso sul retro c'è anche la firma per esteso tra le MK, vedete? Michael Kors, carina, sì, molto carina. Sono carine anche la sua linea estiva, quella chiara, ovviamente nelle borse di capienza un po' più grossa, ci farò un pensiero. Ecco, questo è tutto, vi ringrazio di essere ritornati sul mio canale, se avete delle informazioni me le scrivete qua sotto, vi saluto e vi auguro un buon Natale a tutti, ciao ciao!